fa piacere vedere la sala piena, vuol dire che è una scommessa vinta, anche da parte dell'Istituto Parti. Il film è il racconto in presa diretta di Luciano Leonesi che, come dire, ricorda il suo passato teatrale nel primo dopoguerra bolognese. All'interno di questa esperienza si è sviluppata questa cosa singolare che appunto è stato il teatro di massa, il teatro che coinvolgeva operai, braccianti, gente comune, partendo dal presupposto che ci potesse essere appunto una comunicazione dalle masse alle masse, al di là della fascinazione delle immagini appunto, perché immagini secondo me molto belle, molte delle quali inedite, originali, di questo l'autore Vincenzo Fattorusso poi ci spiegherà appunto come le ha trovate, dove le ha trovate, qual è stata la dinamica. C'è poi anche, come dire, un lavoro realmente di ricerca sul piano anche espressivo. Ci sono momenti di animazione estremamente originali. Questo è un film che non si può non vedere se non con un dibattito dopo, ecco, perché non è appunto il solito tradizionale documentario che dice tutto. Ecco, molte cose secondo me le lasci aperte, e proprio nel lasciarle aperte appunto c'è lo spazio per un dialogo con gli spettatori e con gli ospiti, che lo ricordo sono insieme a Luca Alessandrini, a cui adesso do la parola, l'autore Vincenzo Fattorusso, Guido Ferrarini, che è il direttore del Deon, Angelo Guglielmi, che è il nostro assessore alla cultura, Luciano Leonesi, che è il vero protagonista, voce narrante di questo film, narrante in maniera anche molto calda, molto partecipata, molto disincantata, mi verrebbe da dire. Non c'è nulla di retorico in quello che dice. Lo scrittore Loriano Machiavelli. La parola a Luca Alessandrini. Ringrazio Giorgio Tonelli, un amico caro e un amico dell'Istituto, giornalista di straordinario livello, che sa sempre cogliere le cose giuste al momento giusto e che ci ha sollecitato e ci ha aiutato a organizzare questo appuntamento stasera. Buona visione. Buona visione.
pensavano che fosse un film facile, invece non è propriamente un film facile, nel senso che va anche un po' interpretato in qualche misura. Io volevo subito però far salire che l'autore fatto russo è il vero protagonista del film, che Luciano Leonesi, che con il suo racconto molto caldo, molto partecipato, ci ha ridato un'emozione, a distanza di tanti anni. A me interesserebbe anche capire perché un giovane decide improvvisamente, come dire, di andare a cercare voci, personaggi di una cosa che non c'è forse neanche nei libri di storia del teatro, perlomeno viene accennata, insomma. Allora, la curiosità prima è da dove nasce questo interesse sul teatro di massa, perché poi tutti noi abbiamo imparato che cos'è, probabilmente molti di noi l'abbiamo imparato questa sera. Innanzitutto buonasera, grazie del tempo che ci avete regalato. Cominciamo dalla parte tecnica, come giustamente diceva Giorgio, che è stata la parte più difficile da affrontare, perché innanzitutto diciamo che ci sono voluti 3 anni di lavoro per fare questo, il film che avete appena avuto la cortesia di vedere. Siamo riusciti a farlo perché 3 anni sono lunghi, però soprattutto quando siamo dei collaboratori straordinari come quelli che ho io, le animazioni per esempio, per dire, che hanno coperto una parte importante, mancante, non ci sono documenti al teatro di massa. Abbiamo interpellato i vari Pontecorvo prima della sua dipartita, altri autori che Giorgio ha prima citato, ma non esistono documenti, su questo siamo assolutamente certi. Quindi di lì l'idea di affidare ad Adriana Montimelli la ricostruzione fedele ritalcata sulla descrizione che Luciano ha fatto nei suoi scritti delle rappresentazioni del teatro di massa. L'altra cosa che volevo dire è che una, anche se non sembra, il collante, perché la cosa difficile da fare stare in piedi tutta la baracca a questo punto, è quella che forse riduttivamente viene definita musica da film, che è una musica del ciclo fatto russo, che serve a fare. E che è molto bella. Un lavoro che... farei un applauso, spero, solo per perché vedete, per quanto possano essere valide le idee che si hanno, se non si hanno dei grandissimi professionisti, come ho la fortuna di conoscere io, e vorrei citare anche Roberto Mezzacotta, uno dei più grossi direttori della fotografia italiana, o Stefania Alberti come montatrice, non si riesce a fare questi giocattoli. Ma veniamo a noi. Perché Luciano Leonesi? Innanzitutto io non sono un uomo di teatro, non mi è strano il teatro, ma non sono un uomo di teatro. E poi nel caso specifico mi interessava, assai prima del regista teatrale, l'uomo che si è manifestato con una potenza, con una forza degna di un singolo. Cioè, quando l'ho conosciuto mi è sembrato di vedere, almeno ai miei occhi così è sembrato, qualcuno che incarnasse qualcosa di più ampio, di più inafferrabile. Le origini di Luciano non sono dissimili dalle mie, quindi forse per una questione di nascita, diciamo, di condizione sociale. Era un linguaggio che io mi sarebbe piaciuto da tempo fare qualcosa in quella direzione, ma non ne ho mai avuto l'opportunità. Luciano mi ha offerto questa opportunità. In realtà quello che più mi colpiva, come dicevo prima, della estraneità comunque mia al teatro, è il fatto che non considero Luciano un buffone di corte. La cosa che mi ha colpito è proprio quella. Cioè, Luciano è un uomo che rappresenta una moltitudine di uomini. Cioè, Luciano è in pratica tutto quello che avrei potuto raccontare con una fiction o con altri mezzi. Lui mi ha offerto l'opportunità di raccontarlo con la propria esperienza umana, non vorrei dire neanche professionale, perché spesso quando si parla di Luciano si cerca sempre di definirlo con un aggettivo, con un nome, un fabulatore, regista, scrittore, narratore. Luciano Leonesi è un uomo, noi raccontiamo la storia di un uomo, un uomo straordinario, ma straordinari sono gli uomini che lo hanno accompagnato in quell'avventura e nelle successive. E a questa particolarità di racchiudere in sé milioni di uomini, milioni di storie, sentendolo, ascoltandolo, poi dopo lo ascolterete, avete l'impressione di scorrere una sorta di racchiudere tutti quelli che sono stati prima e quelli che verranno dopo, perché poi in fondo, dicevo prima, non è un buffone di corte, non lo è soprattutto perché nelle corti in cui tutti noi ci dibattiamo quotidianamente, grandi o piccole che siano, qualunque difficoltà viene ripagata con una manciata di parole,
E Luciano invece non ha bisogno di travestimenti, non ha bisogno di verità contrabbandate, non ha bisogno di... Luciano è un uomo che si... qui davvero voi, la sua grandezza è proprio quella. Oltre al fatto di essere un uomo che non ha mai rinnegato il proprio passato, come Loriano ha detto mirabilmente in un suo scritto, da par suo, sembra quasi che chissà perché ci si debba sempre vergognare delle nostre prime prove, delle nostre prime cose, e non rendersi conto che queste prime prove, queste prime cose sono la fonte a cui noi torniamo sempre ad attingere alla vita prima o poi, quando abbiamo dei momenti di ripensamento o di difficoltà. Poi ovviamente torniamo, è giusto forse ricordarlo. Questo film è anche un omaggio a Marcello Sartarelli, che è il vero creatore del teatro di massa, e questo giovane regista che appunto veniva da Roma, che girava l'Italia, dove andava, seminava come dire, questo tipo di esperienza teatrale. Una riflessione, tu hai insistito molto su quella frase di Paietta nel racconto del film, cioè quando Paietta dice di massa tutto ciò che è culturalmente valido. Per te che cosa ha significato questa frase di Paietta e che cosa ha significato nell'esperienza del teatro di massa, che infatti a un certo punto viene abbandonato e tu, come dire, ritrasformi nel gruppo di teatro viaggiante, che è questa cosa all'inverso, cioè dove è il teatro che va nelle case del popolo. Prego. Dunque, per me quella frase rappresenta un tradimento. Già allora, con Sartarelli ancora che galleggiava, si diceva che il teatro di massa aveva dimostrato come anche la classe operaia potesse consumare questo tipo di prodotto, questa forma d'arte, e che oggi era chiamato ad un altro più importante incarico, trasformarci in dirigenti e dimostrare al teatro borghese che viene fuori dalla guerra, che ancora non ha modificato le proprie strutture, andare a convincere, fare il lavoro politico per il grande rinnovamento del teatro. E il partito in quel momento decide, attraverso un dibattito interno, di favorire la nascita dei teatri a gestione pubblica. Abbiamo cercato in mille modi di resistere, però il partito non è un impresario teatrale, ti dovevi muovere con le tue possibilità se ne avevi, e reggere un'organizzazione che potesse mettere in scena 400 persone, noi 5 attivisti non l'avevamo. E poi si arrivò all'esaurimento, ma si arrivò all'esaurimento proprio per questa scelta politica, che io ritengo fosse stata una scelta politica sciagurata, perché noi potevamo benissimo portare avanti il discorso del teatro di massa. Ti si rinfacciava di non avere la recitazione, perché lo spettacolo del teatro di massa era una specie di giornale radio, immagini, musica, speaker e movimento, coreografia. Non c'era differenza fra pubblico e i protagonisti che erano sopra, perché io adesso ultimamente, pensandoci, lo definisco il teatro dei birichini. Il birichino settecentesco bolognese è fagiolino, cioè uno col bastone, uno che fa giustizia diretta, eccetera. Il teatro di massa, quelli della settima GAP, erano dei birichini, tutti quanti. Non c'è niente da fare. E avevi l'umorismo, avevi il senso del grottesco dei birichini. Vi voglio raccontare la storia della Contessa. La Contessa era un'automobile bellissima, era la macchina della Contessa, che Sgangino, l'amministratore della federazione, era riuscito a comprare, perché questa qui era in bolletta dura, e allora disò, avevano trovato la macchina, ed era proprio di quelle con il reparto staccato per l'autista, e di dietro c'erano quei cordoni, tutto. La Contessa veniva tirata fuori dal garage quando veniva Togliatti, che lo doveva andare a prendere in stazione, oppure durante la campagna del tesseramento quando pioveva.
Un giorno partono, tempesta, vento, caricano la contessa, davanti, di fianco all'autista, Sgangino con la sua borsa, con i soldi, e dietro tutti gli altri compagni con tutta la roba per il tesseramento. Prendono la Persicetana. La Persicetana allora era una strada lunga, stretta, dritta, pioveva che Dio la mandava. Giù in fondo si vede da lontano un uomo in bicicletta, avvolto nella caparella, che pedala sotto sto acquassone bestiale. Sgangino, con una faccia come Stalin, marmorio, così, dà un colpo all'autista e gli dice: cazzi, una spruzzellula, se è un mantalo di et class. Io ad Angelo Guglielmi che sapete tutti, è stato anche direttore di Rai 3, vorrei chiedere un doppio giudizio. Uno, vabbè, sul prodotto, perché questo è un prodotto audiovisivo, è un missile che parte e non sappiamo dove arriverà, che effetti produrrà, però sicuramente questa sera abbiamo assistito al decollo di un missile. L'altra cosa invece è più riferita al teatro di massa, e cioè, per quella che è la sua considerazione, la sua riflessione, ci può essere più similitudine con i reality televisivi oppure col neorealismo cinematografico, oppure un'altra cosa ancora che sì, vorrebbe raccontare la vita così com'è, ma come dire, non è proponibile in termini di paragone. Prego. Dunque, intanto vorrei appunto manifestare la mia ammirazione per il film e per il tuo protagonista. Non è un film predicatorio che maledice, che rimprovera. In fondo è un film, non è un film nostalgico. Per quello che riguarda invece il teatro di massa, cos'è il teatro di massa? Il teatro di massa è che gli spettatori e interpreti sono la stessa cosa, proprio perché appunto non c'è, poi non è un pubblico che ti sta davanti e che tu devi divertire, c'è un pubblico che ti sta davanti ma è lo stesso che sta dietro, che sta dall'altra parte. E quindi si crea una comunità, una complicità, tutti recitano quel punto e tutti vivono quel momento, vivono e lo scoprono. Questo mi pare la forza del teatro di massa. E quando il fo eccetera, come bisogna intendere questo suo intendere come vuole, ma è chiaro che lui si che lamenta il fatto che il teatro ha perduto il rapporto con il pubblico. Il pubblico, il teatro è un pubblico, e per questo che poi il pubblico poi si annoia oggi al teatro la più volta delle parti, perché non poteva capitare che si annoiasse quando veniva presentato la battaglia di Via Lame o quando venivano arrivati i grandi casi di cronaca che avvenivano, perché la conoscevano appunto, non potevano, perché vivevano, avevano se stessi. Per quello invece oggi la domanda è stata, effettivamente la televisione oggi potrebbe fare molte cose, soltanto che oggi potrebbe fare moltissimo, però poi dovrebbe fare anche un servizio pubblico, poi in effetti non lo fa. E che cosa? Invece apre spazi a una finta realtà. Grazie Guglielmi. A questo punto ricorderete nel film compare la scritta che è intervenuto il prefetto addirittura, no? Che ha vietato la rappresentazione dello spettacolo. Prego. La parte che mi riguarda è la seconda vicenda che ha vissuto Luciano Leonesi, cioè la vicenda del gruppo teatrale Viaggiante. Qui ci sono altri componenti del gruppo teatrale Viaggiante che hanno condiviso con noi questa storia. L'idea di fare un film, uno spettacolo sulla Palestina è nata da un componente del gruppo teatrale Viaggiante, Paolo Bondioli. Siamo andati nei campi palestinesi dove questi bambini venivano addestrati alla guerriglia
e ricordo che fui ricoverato in un'infermeria di questo campo, dove c'erano dei fedain che erano stati feriti in combattimenti, eccetera, e dove per farmi una puntura qui nel braccio usarono due palestinesi, uno mi stringeva qui perché non avevi il laccio emostatico, l'altro mi infilava nella vena un ago che era così, sembrava l'uncino di un... era tutto quello che avevano. Siamo venuti qui, abbiamo voluto raccontare questa cosa, l'abbiamo fatta in Piazza Maggiore, nel cortile di Palazzo D'Accursio. Bene, alla fine della prima serata siamo stati contattati dalla questura che era presente e ci hanno pregato di sottoporre a loro il copione, perché se volevamo ripetere l'esperienza il giorno dopo, dovevamo andare avanti una settimana, dovevamo tagliare una serie di cose. E questo documento che ha fatto Russo è lì che testimonia il passato di stenti e la lenta morte di un popolo, quello palestinese, sulla quale magari domani piangeremo le nostre lacrime tardive, magari dedicheremo anche una giornata alla memoria. Queste sono lì che restano nel film di Fatto Russo, le immagini dei leoncini di Giordania, o almeno i pochi scampati ai massacri in terra di Giordania. Venivamo dal massacro da Settembre Nero, da Shabra e Shatila, un massacro di palestinesi, e i pochi scappati erano in queste terre, in questi campi profughi, che vivevano la loro infanzia imparando a maneggiare il mitra, mentre i loro poeti scrivevano, attenzione, 1970, mettiamo un candelotto di dinamite sotto il cuscino del mondo. Voglio dirvi di un popolo che sfida la morte, era il titolo di quel spettacolo, ma ci ha insegnato che non si deve mai sfidare la morte vince sempre, e io vorrei che lo ricordassimo, e il film di Fatto Russo ci aiuta a ricordarlo. Grazie. 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 Allo storico, a Luca Alessandrini, che è direttore dell'Istituto Parri, volevo chiedere che valore hanno questo tipo di prodotti audiovisivi per lo storico. La domanda è chiarissima. Vincenzo Fatto Russo mi ha positivamente impressionato con questo suo film, perché è riuscito con poco materiale e spesso non pertinente, necessariamente perché è pochissimo il materiale originale, a costruire però una suggestione sufficiente a rappresentare un'interpretazione storiografica ragionevolmente credibile. Credo che Vincenzo sia riuscito a fare questo in modo straordinario, perché laddove parla del grande slancio della Bologna del dopoguerra, fa vedere dei bambini al mare, in una colonia marittima, che apparentemente non c'entrano niente. Non ha importanza che quei bambini non siano a Bologna nel 1946. Quello che conta è che quei bambini ci raccontino, per immagini rapide, fulminee, ma che restano impresse nella retina e non solo nella retina, lo spirito di un tempo. Ecco, io credo che questo sia riuscito al film di Vincenzo. C'è un altro aspetto però più generale che non si può non rilevare. Quello che questo film rappresenta anche... non soltanto il problema del teatro, non soltanto il problema della realtà e di come si rappresenta la realtà tra realismo, neorealismo, espressionismo, perché c'è tutto questo poi in questa storia, ma anche un altro aspetto che qui non è stato ricordato e che voglio ricordare io, l'aspetto della fondazione di un'identità. Ecco, nel 1945 si pone il problema di costruire una nuova identità nazionale, che non si riesce molto a costruire come identità nazionale, per tanti motivi. Allora, ciò che ha fatto la cultura che rappresenta il film di Vincenzo, che rappresenta per esempio il teatro di massa, è quella della costruzione di un'identità collettiva fondata su un mito fondante della nuova identità, che è quel mito nel quale si fondono l'idea di nazione e l'idea positiva di conflitto sociale, che è la resistenza. E qui emerge con somma chiarezza, infatti non a caso il primo teatro di massa, la prima esperienza teatrale di massa parla di resistenza di partigiani, parla della battaglia di Porto Lame, poi si parla del primo maggio, poi si parla comunque di una conflittualità sociale partecipata.
Allora, il teatro di massa è un'esperienza nella quale c'è una forma di partecipazione nuova. Quello che colpisce è la spinta corale, la dimensione corale. Leonesi è serissimo, ma non si prende troppo sul serio. Forse è vero, un po' come il Partito Comunista Emiliano di allora, che aveva un'ideologia e parole d'ordine rivoluzionarie, ma aveva una costruzione paziente, graduale, quotidiana, di un modello di convivenza certamente non privo di difetti e di conflitti, ma ispirato ai bisogni sociali piuttosto che a principi rivoluzionari astratti. Ecco, sotto questo punto di vista è vero, tutti hanno recitato nella realtà. Grazie, grazie. Darei la parola a Guido Ferrarini, che è il direttore del Teatro Odeon. Intanto ringrazio tutta la troupe, non solo Vincenzo Paterusso, ma tutti i suoi collaboratori, quelli che hanno fatto il film con lui, per la grande sensibilità che hanno dimostrato e per il grande rispetto che hanno avuto per la materia che hanno trattato e per la profonda umanità nella quale noi ci riconosciamo, che hanno avuto nel parlare di noi. Noi siamo i colpevoli del Molière che lui, come posso dire, di cui lui parla con un po' di sabbia fra i denti. Però ha fatto anche un mercante di Venezia da caos, cioè è riuscito a spostare una pièce di Shakespeare dentro un campo di concentramento. Però ultimamente Luciano Leonesi ha ridotto per la scena un suo romanzo, che è un suo libro più che romanzo, che è Calorosi gli applausi, da domani si replica, e ha fatto la regia dello spettacolo che io interpreto e che abbiamo fatto al Deon, che faremo anche quest'estate alla Festa dell'Unità. Speriamo che l'assessore che siede qui di fianco a me voglia dargli un piccolo spazio anche nell'estate bolognese. Ma d'altra parte noi proponiamo cultura, se è vero quello che hai detto qui stasera. Noi abbiamo fatto questa ricerca su di lui complessiva, che comprende appunto il teatro con Calorosi gli applausi, da domani si replica, la radio, dove è stata e sarà mandata a puntate ancora questa storia di Calorosi gli applausi, da domani si replica, questo film che avete visto questa sera. Abbiamo fatto una mostra delle sue sculture, perché qui avete visto che lui maneggiava della terra greca, perché è scultore e ha fatto due mostre che noi abbiamo ospitato al Teatro Odeon. In più è stata fatta una tavola rotonda con la partecipazione dell'università che ha presieduto Claudio Mentolesi, che è il direttore del DAMS. Quindi è stato fatto questo perché noi riteniamo, abbiamo ritenuto come Teatro Odeon, che questo esempio di Luciano Leonesi fosse per i giovani un esempio assolutamente formativo. Cioè, tutta la sua vicenda umana, tutte le persone che lui ha coinvolto, dimostrano che quel percorso è un percorso esemplare. E in un oggi dove i giovani sono privi assolutamente di valori, riscoprire che generazioni che li hanno preceduti invece erano impregnati totalmente, profondamente nei veri valori della società, della vita, dell'umanità, non può che stimolare. Grazie mille, grazie a Guido Ferrarini, direttore del Teatro Odeon. Siccome vogliamo essere di parola, gli ultimi 5 minuti io li voglio dare appunto al protagonista Luciano Leonesi, e chiedendogli di rievocare la controcopertina del DVD e gli incontri, le chiacchierate continue con Vincenzo, e dicevo, come sta vedendo? Lui diceva abbastanza soddisfatto. Come ci siamo incontrati? Ci siamo incontrati io, che ero venuto fuori da un'operazione di 3 bypass, perciò ero là che bestemmiavo come un turco, perché c'era l'apparecchio del, non so come si chiama, che faceva un rumore infernale di notte, con tutti i tubini che sembrava un sifone che scaricasse, insomma io non ce la facevo, e mandarono
di notte quello giorno lì faceva il turno un infermiere coreano, poverino, che non capiva niente. Allora io dicevo, allora andarono via e stabilirono che io ero matto dentro l'ospedale, e allora dissero, oh, convincenza, facci per te a parlare, che lui là è matto. E invece lui non mi trovò matto, io poi ci avevo un po' giocato sull'affare del matto, perché arrivò un giorno un signore che diceva che era psicologo e dice, lei sogna? Allora dico, senza di qui della roba. Sì, sì, sogno io. Ah, mi dica, che sogni fa? Tutto, dico. Io ho una situazione di questo tipo. Come mi metto giù a dormire, per dormire mi parte il cuore, tum, tum, tum. Quando lo sento che mi arriva qui, se riesco a dormire subito quando è qui, controllo la situazione bene, se no io parto con la venturina, allora faccio anche la sigla. La 20 Century Fox presenta Luciano Lionesi in Cime Tempestoso. E allora mi faccio un film, sa quante volte ho bombardato Berlino io? Io e Clark Gable abbiamo bombardato Berlino non so quante volte. Allora io chiuso il blocchetto e ando via. E subentra Vincenzo. Allora parlando, lui mi piace il cinema, a me piace il teatro, gli ho rifilato i libri che avevo scritto da leggere. Dopo un anno mi arriva una telefonata, oh, sono Vincenzo, dice voglio fare un film sul teatro di massa. Insomma, ha portato via le fotografie del matrimonio, perché poi devo scanalizzare, non so cosa che dovesse fare. Tutti gli articoli, prendi tutti gli articoli, tutto quanto, eccetera, e poi spariva un anno, ogni tanto una telefonata, e quando ci si trovava dico, beh, funziona, dice sì, sì, funziona. Io ho visto una copia di lavorazione di questo film, l'ho visto una settimana prima che venisse presentata al Deo. Non mi ha mai detto niente, io non lo so, siamo andati avanti a punto. Dai, basta così, dai. Pertanto, grazie a tutti, buonasera, arrivederci.